Cielo velato, molto velato, bel colpo d'occhio su entrambe le gradinate, buona dunque la presenza di pubblico qui a Marassi per Sampdoria Grosseto, che entrambe occupano il terzo posto in classifica con 8 punti dopo 2 vittorie e 2 pareggi. Nell'ultimo turno la Sampdoria ha vinto ad Empoli, il Grosseto ha superato il Verona. Le formazioni: Sampdoria con Romero in porta, in difesa Volta, Costa, Cardi e Castellini, a centrocampo Foggia, Palombo, Obiang e Semioli, in attacco la coppia Pozzi-Bertani. Il Grosseto ha in porta Narciso, in difesa da destra Petras, Padella, Olivi e Giallombardo, a centrocampo Mancino, Crimi, Consonni e Caridi, l'attacco affidato a Sforzini e Gerardi, arbitra Ostinelli di Como, assistito da Vivenzi e Italiano, quarto uomo Boriello. Studio 18 minuti e 15 secondi, Sampdoria e Grosseto 0-0. Sampdoria in attacco adesso, sulla destra c'è Semioli che ha davanti molto spazio, molto campo, in aria ci sono Bertani che riceve dalla parte di destra, ha davanti a sé un avversario, Giallombardo prova a saltarlo, lo effettua il cross molto ben calibrato per la testa di Semioli, ottimo lo stacco del numero 77, cursore di fascia, la deviazione di testa, pallone che esce di pochissimo, 18 minuti e 40 secondi, Sampdoria e Grosseto 0-0. Varese. A Genova siamo al 23esimo e il risultato è sempre fermo sullo 0-0. La Sampdoria si appresta a fare due sostituzioni, ce n'è bisogno perché ha perso smalto, ha perso lucidità il gioco della squadra blu cerchiata. Stanno per entrare in campo Maccarone e anche Coman, ma intanto c'è in attacco il Grosseto con una bellissima conclusione al volo per via centrale del capitano Caridi, ha cercato l'angolo alla sinistra del portiere Romero, il titolare della porta della nazionale argentina che quest'anno gioca nella Sampdoria, e ha fatto vedere il suo valore perché è andato a prendere un pallone davvero difficile, lo ha messo in angolo, angolo che sarà battuto dallo stesso capitano del Grosseto Caridi. Siamo arrivati a 23 minuti e 45 secondi, istruzioni per Maccarone Coman che fra poco entreranno in campo. Sampdoria e Grosseto 0-0. Varese. 30 minuti e 30 secondi, Sampdoria 0 Grosseto 0, i due ingressi della Sampdoria, cioè Maccarone al posto di Bertani e Coman al posto di Foggia, hanno dato un po' di vivacità, ma il gioco della Sampdoria si perde inevitabilmente quando arriva sulla tre quarti, un gioco un po' lento con delle fiammate nel primo tempo. Foggia aveva dato un po' di vivacità ma a corrente un po' alternata, per la verità. Il gioco del Grosseto è ordinato, un gioco più continuo, insistente, a centrocampo si fa un gran mucchio, c'è Consonni che si sacrifica su tutti i palloni, si è beccato anche un cartellino giallo poco fa per un intervento su Maccarone. Ricordiamo che sono stati ammoniti anche Crimi, Padella, Olivi e Giallombardo nel Grosseto, nella Sampdoria Volta e Foggia, che poi nel frattempo è uscito, e adesso c'è un'altra ammonizione per il numero 25 del Grosseto, Gerardi. Quindi questo è quello che possiamo raccontare, evidentemente il gioco in questa fase ce n'è un po' poco. 32 minuti e 20 secondi, Sampdoria 0 Grosseto 0. Varese. 49 minuti e 15 secondi, si giocherà fino al 51esimo, Sampdoria Grosseto 0-0. C'è stata una bellissima azione della Sampdoria, l'unica sostanzialmente di questo secondo tempo, con Maccarone che è andato al tiro, un proiettile che però Narciso, il portiere del Grosseto, ha disinnescato, e sugli sviluppi poi c'è stata la ripartenza del Grosseto. Adesso in avanti, battuto un fallo laterale, pallone che viene messo nuovamente in fallo laterale dall'intervento del difensore della Sampdoria Volta, anzi no, si trattava di Costa, pressione ancora del Grosseto, palla che esce nuovamente questa volta a favore della Sampdoria. 49 minuti e 45 secondi, Sampdoria Grosseto 0-0. Forma. Mazzeo fino al termine. Abbiamo 25 secondi da raccontare, quanti ne mancano alla fine della partita. 0-0 fra Sampdoria e Grosseto, gli assalti della Sampdoria, le ripartenze della squadra toscana, ma l'ultima azione è a disposizione della squadra blu cerchiata, lunghissimo il passaggio da Volta che pesca Castellini di testa, palla in mezzo dentro l'area, il controllo dei difensori del Grosseto, proteste della Sampdoria, l'arbitro assegna un calcio di punizione alla squadra ospite, mancano 2 secondi, la partita finisce in questo istante. Sampdoria 0 Grosseto 0, Corsini.